Io mi chiamo Nicola Bloise, sono un ingegnere e sono il presidente di questo centro naturalistico denominato il Nibbio a Murano Calabro, e mi occupo di questa struttura per valorizzare il parco nazionale, le risorse del Parco Nazionale del Pollino, promuovere il nostro territorio per fare in modo tale che possa essere fruito da tutti quanti quelli che vengono da fuori. Ma il Pollino è la sostanza di questo centro. In pratica questo centro si muove su quello che è la valenza del Parco Nazionale del Pollino. Noi parliamo di ambiente, parliamo di tutto questo, ma sempre guardando con l'occhio al Pollino. Un luogo della cultura sicuramente io metterei questo centro, perché questo è un centro proprio adatto per la cultura. Qui facciamo visite guidate, lavoriamo con le scuole, con l'università e quindi promuoviamo la cultura. Il volano di questo luogo è diventato proprio la cultura. Ma sicuramente i piani di Pollino, fotograferei, sono bellissimi, è come stare nel cimitero degli elefanti, un aspetto meraviglioso, toccare terra e cielo in uno stesso posto, è spettacolare. Un sapore del Pollino io metterei il nostro baccalà. Noi, un ricordo della nostra infanzia, ci siamo cresciuti col baccalà perché siamo un paese di montagna, quindi non abbiamo il pesce fresco. E con questo sapore ci siamo un po' cresciuti, con dei piatti semplici, ma veramente spettacolari, e la gente che viene qui lo apprezza tantissimo. Ma sicuramente tra le esperienze da fare metterei una gita rafting, cioè percorrere le valle del Lao nel mezzo all'acqua. L'acqua è la fonte di vita, l'acqua è la nostra vita, noi siamo fatti di acqua. E stare in mezzo all'acqua con un aspetto nella vegetazione meravigliosa del Pollino è veramente fantastico. Ma io leggerei un libro benissimo nei grandi boschi di Faggio. Sono come avere una protezione di questi grandi giganti che mi creano una barriera tutto intorno, cioè è come avere un alone di luce intorno che ti protegge. Ecco, il bosco di Faggio lo vedo come questi grandi maestri che ti stanno lì e ti aiutano nella cultura. Picnic, il piano di Ruggio meraviglioso, mi immagino i bambini che corrono nel piano di Ruggio tranquilli in mezzo ai prati, vedere da lontano le mucche, è un bel paesaggio dove veramente fa giocare i bambini. Ma i bimbi a giocare, ci sono tantissimi posti dove portare i bimbi a giocare, ma quando vedo, mi immagino i bimbi che corrono, mi vengono in mente il piano di Ruggio, dove sono liberi, si sentono liberi. Appena usciti da una macchina, si mettono a correre. È il senso di leggerezza, il senso di libertà che danno ai bambini. Sicuramente metterei quello.